Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi, che sono qui finalmente dopo una marea di tempo, tornato con un nuovo episodio della carriera. Questo perché in questi ultimi, diciamo, 2 mesi ho avuto parecchie difficoltà nel registrare cose che mi prendevano più tempo per via dell'università e degli esami. Quindi il periodo degli esami adesso è finito, quindi ritornerò a portarvi un episodio alla settimana, penso, della carriera, che comunque è una serie che a me piace. E adesso vediamo un po'. Qui siamo. Dobbiamo giocare contro il Werder. Vediamo il calendario. Abbiamo Werder, Borussia, Dortmund e prima ancora il Bayern Monaco. Quindi direi che sarà un episodio scoppiettante in live. Quindi direi di andare subito a giocarci questa prima partita dove dobbiamo assolutamente vincere, anche se è da un bel po' che non gioco la carriera, quindi contro il computer sarà abbastanza dura. Questa è la formazione che ho ipotizzato, che sto per utilizzare, quindi speriamo in bene. La casette vede lo scatto di Höger, fuori Höger, Madonna, ho urlato di brutto. Sterza, non ci arriva, attenzione, non prendiamo gol da sti pirla, infatti. Un buco clamoroso difensivo. Ovviamente io non gioco da una vita contro il computer, quindi è completamente diverso giocare online e giocare con il computer. Infatti mi hanno incollato al primo tiro. E questa è una bella pala per la casette, che gliela dà a Bright White, che stoppa e prova il tiro e arriva al pareggio dopo pochissimo. Martin Bright White torna a giocare e torna a fare gol il nostro campione 1-1. Viene buttato giù, attenzione, Bright White. Questo è rigore. Però attenzione, prova il tiro, palo! E il pallone gli rimbalza al portiere. Bright White, prova. Prova a entrare in area. Prova il tiro! Un miracolo del portiere, un po' centrale il tiro, però è stato grande qui. Sam. La casella prova a saltare. Il pallone entra in rete. Un gol meraviglioso di Alexandre Lacazette con un colpo di testa delizioso. A saltare praticamente tutta la difesa e anche il portiere. Gran gol, veramente. Parte Bright White con la sua velocità. Li salta tutti. Tutti Bright White li salta. Il danese entra in area, poi si ferma. Rientra sul destro. E poi qui, secondo me, il portiere gli tira un pugno. Parte Choupo-Moting con la sua velocità e fisicità. La mette in mezzo Martial. Cosa si è mangiato, però? Vede lo scatto di Julian Draxler, che può andare a tu per tu con il portiere e con il destro tira il palo, non ci posso credere. Eccolo, arriva così, un po' improvvisamente, il gol che chiude la partita. Ce ne siamo mangiati almeno 25 di gol davanti al portiere, ma quantomeno qui il portiere è un disastro sul gol di Lacazette e anche su questo, penso di Martial. Si conclude quindi una buona prestazione da parte nostra, con tanti errori però davanti, ma comunque 3 gol per noi, 3 punti importanti, davvero fondamentali, perché non ne avevamo fatti tantissimi ultimamente. Comunque vedete la supremazia. E ora ci tocca una partita, una trasferta abbastanza semplice con solamente il Bayern Monaco, che tra l'altro in realtà, a parte gli scherzi, è sesto. Siamo più avanti noi che siamo al terzo posto. In ogni caso, ho dovuto modificare la formazione giocando con il 4-4-1-1, che tra l'altro è un modulo che mi piace, per il semplice motivo che non vedete la casette perché aveva la forma un po' bassa e quindi ho dovuto metterlo in panchina. Comunque giocherà Choupo-Moting come attaccante, diciamo, seconda punta. Eccoci qui all'Allianz Arena, bellissima questa sfida, molto affascinante. Errore della retroguardia. Attenzione, Bright White. Non può sbagliare, Bright White davanti a Neuer. Mamma mia, cosa ha preso. Occhio, bella giocata adesso. Riparte Bright White. Può essere devastante questo contropiede. Lacazette che rientra, Lacazette. Vede lo scatto di Draxler che arriva prima lui, poi si ferma. Rientra. Tirato giù, sarà rigore. Sarà rigore su Draxler, appena entrato. Primo pallone toccato, decisivo. Julian Draxler, è rosso diretto. Per Javi Martinez, giustissimo questa decisione arbitrale. Quindi Bayern in 10, occasione per lo Schalke dal dischetto. Guardate come trancia Julian Draxler. E allora sarà Farfan contro Neuer. Farfan prova a piazzarla sul destro e arriva il gol. No, arriva la parata. No, non ci credo. Ma io ho visto la rete muoversi. No, non è possibile. E allora palla per la casette.
La casette può andare, può rientrare. La casette sul sinistro. Prova il tiro, Neuer. Un'altra parata. E allora Sam, 3 contro 1. Sam rientra. La gioca. Höger, prova il tiro. Arriva gol di Marco Höger. Doveva vincerla quando si è messa così questa partita. E allora 1-0, anzi 0-1 Schalke dopo un contropiede allucinante di Sydney Sam. E finisce qui, l'arbitro fischia, triplice fischio, e lo Schalke spugna Monaco. Davvero una vittoria incredibile che mai mi sarei immaginato, vista comunque la potenza del Bayern, anche se in bassa classifica, o meglio non in dove dovrebbe stare. Ha comunque dei giocatori top player, ma lo Schalke con tanto sacrificio, tanta volontà e soprattutto un pizzico di fortuna è riuscita a guadagnare 3 punti fondamentali. E ora ci aspetta un'altra partita super, perché incontriamo il Borussia Dortmund che è avanti di noi di 7 punti, quindi sono tanti, non è facile pensare di poterli raggiungere, ma già conquistando 3 punti oggi, cosa molto molto difficile, non sarebbe affatto male. Dobbiamo comunque mantenere il terzo posto per entrare in Champions e quindi dobbiamo fare più punti possibile. E questo Borussia Dortmund, comunque molto molto forte, potrebbe comunque fare un passo falso come il Bayern Monaco. E intanto diluvia al Signal Iduna Park con una grande coreografia dei tifosi del Muro Giallo. E questa è una bellissima giocata per Kevin Prince Boateng, che può andare ad aprire questa partita! E lo fa il ghanese con un gran gol, grande finalizzazione da parte del Prince! 1-0 per noi, grandissima apertura di partita all'undicesimo minuto, Kevin Prince Boateng! Attenzione! Che girata di Marco Reus! Attenzione, perché il pallone è lì e riesce a trovare subito il pareggio con, credo, Mats Hummels. Anche se forse sembra Mkhitaryan, infatti è proprio l'armeno. 1-1. Qui siamo stati abbastanza sfortunati su questo calcio d'angolo. Un buco difensivo, non ho praticamente trovato difensori. E allora Farfan prova a girarsi, entra pure in area Farfan, arriva la grande parata di Roman Weidenfeller. Bella questa imbucata di Kevin Prince Boateng, che la mette dentro in mezzo, non ci arriva di testa. Ah, questa è una grande giocata del BVB e arriva un errore secondo me del portiere di Farman. Fa segnare il giapponese Shinji Kagawa. Qui Farman poteva fare sicuramente qualcosa in più, perché gli è passata davvero a 4 cm il pallone. Guardiamo meglio e da qui si vede veramente poco. Allora la Lacazette si gira con una gran giocata e prova il tiro e arriva il gol di Martial, penso, ancora lui ad aggiustare la partita con questa grande giocata di Lacazette e poi una deviazione decisiva per il gol di Martial. Eccolo qui, 2 gol in Bundesliga per lui. E ora Sam la prova a mettere dentro, Lacazette può colpire e il pallone esce di poco meno di 1 metro secondo me. E finisce qui, l'arbitro fa fischia e quindi la partita si conclude 2-2. Per come si era messa è oro, 1 punto, davvero con la nostra diretta concorrente, davvero oro. Vediamo il Wolfsburg che ha pareggiato, che è la prima in classifica, quindi in pratica lì prendiamo 1 punto, anche se sarà impossibile raggiungerla. Però da qui alla fine della stagione può succedere veramente di tutto. Come vedete adesso abbiamo una partita contro l'Hoffenheim che non sembra difficilissima, ma non vorrei neanche guffare. Scadenze via giocatore nazionale, vabbè, questo c'è, vorrei parlare del mio ingaggio, vabbè, qui proveremo a offrirgli un contratto a Choupo-Moting, se ovviamente lo troviamo. Eccolo qui, Choupo-Moting che prende 70.000, lui chiede 70.000 con un anno di contratto e ruolo squadra, giocatore importante. Io penso che possiamo offrirgli, anche se un anno di contratto è un po' poco, però vabbè, poi vedremo. Comunque raga, l'episodio di oggi finisce qui, adesso andiamo subito a vedere il calendario, cosa ci aspetta. Ci aspetta l'Hoffenheim in casa, ci aspetta l'Hertha Berlino in trasferta e poi il big match contro il Leverkusen sempre in casa, quindi sarà davvero interessante anche poi vedere, visto che ci saranno anche partite di nazionale contro l'Irlanda e la Francia, quindi non da sottovalutare.
Ragazzi, l'episodio finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. Io come sempre vi invito a lasciare un bel pollice in su, 300 mi piace, uscirà un nuovo episodio. Vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questo episodio e se siete contenti che sia tornata questa serie sul mio canale. Adesso la riprenderò comunque almeno penso un episodio alla settimana o giù di lì. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!